Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle. Andiamo proprio a bomba, diretta e canalizzazione dei suoi pensieri. Pensa a lui, pensa a lei, mettiti in ascolto, anche perché e visualizza il suo volto, cerca di sintonizzarti con l'energia, no, che te lo fa sentire vicino, vicina, perché con 12 carte andiamo a vedere se la situazione resta bloccata o si sblocca. L'appeso, ecco il perché delle 12 carte. Io le metto a dritto, ma le interpreto per come si danno. Lasciamo che siano le carte a parlare come prima persona, ma se ci sono degli elementi da far notare, uscirò dalla prima persona. Parlo come se fosse un uomo verso una donna, per convenzione ha validità dal momento in cui ascolti. Inoltre, ovviamente, se ti fa piacere, lasciami dei commenti o un commento, e se vuoi e non l'hai fatto, iscriviti al canale. Per i consulti personali, normali, standard oppure approfonditi in altra maniera, con i calcoli karmici, non o con le canalizzazioni, per qualsiasi cosa mi puoi contattare esclusivamente all'indirizzo email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Se ti contatta qualcuno a nome mio, come se fossi io, da una mia pagina social, sono truffe di persone che fanno pagine clonate e inseriscono i contenuti reali, addirittura l'indirizzo vero del canale YouTube. Ma io non comunico con nessuno se non con questa email. E direi proprio di partire a questo punto, iniziando dal fare il mazzetto. E dopo una brevissima interruzione per permettermi di mettere in carica il cellulare, come prima cosa realizziamo il mazzetto, che poi è anche la parte più divertente delle canalizzazioni, anche perché è quella in cui gli elementi che ci parleranno si stanno allineando tra di loro. 12 carte. Dieci, undici e dodici. Cosa ti vorrà dire? In questo momento, le situazioni che sto affrontando, o la situazione che sto affrontando molto lentamente mi appesantisce e mi pone in una condizione poco agevole. Non faccio grandi passi né gesti troppo evidenti. Fiuto che qualcosa intorno a me mi sta inviando degli input, come se mi giungesse un suggerimento, ma non riesco a vedere. Non sono ancora libero totalmente da atteggiamenti, strategie e pensieri che ho avuto già nel passato. Portandoli con me rappresentano quel peso che in fondo ingombra, riempie la mia mente e non mi mette nella condizione di ipotizzare anche un futuro diverso da quello che ho già vissuto. Non riesco quindi ancora ad immaginare un'evoluzione diversa anche per noi e la nostra storia. Quello che io sento è che non mi appartiene, né viene dalle persone che ho intorno e che frequento normalmente, immagino possa giungermi da te. L'orecchio che fischia, l'oggetto che cade, sentire il tuo nome e vedere cose che mi riportano con la mente alla tua persona. Immagino che tu dall'altra parte stia con il pensiero fissa lì a immaginarmi. E credo che in fondo, nonostante tutto, nonostante la mia rigidità e il mio essere totalmente radicato nella posizione che ho preso, e che può risultare ostica e spigolosa nei tuoi confronti, tu continui a volermi bene. Ma interiormente io non riesco a prendere una decisione. Dirti che sono felice non è vero. Non sono neanche così triste da mettere in discussione le mie ultime scelte. Certo, a volte i pensieri mi ossessionano e mi affaticano e mi rendo conto che in fondo sono io a fare a pugni con la vita. Se solo riuscissi a lasciarmi andare,
a sentirmi leggero e libero, forse riuscirei anche a riavvicinarmi a te, o quantomeno a comunicare in un modo totalmente nuovo. Da far notare che questa carta, con la comprensione, ci parla di una visione interiore chiara. Se riesco a comprendere, agisco diversamente. In questo caso, due pensieri che si incontrano, pensieri che a distanza possono diventare telepatia, una mente molto ingombra, appesantita, ma se riesce ad alleggerirsi, riesce a sintonizzarsi con una stessa frequenza e a ritrovare la controparte che può portare ad un completamento lì dove a livello karmico non ci sono più veri e propri limiti. Questa non è una grata, se non una grata aperta, non c'è neanche una porta, è proprio un'apertura e basta. Quindi c'è la possibilità a livello karmico per voi di ritrovarvi. A quanto risulterebbe utile per lui quella leggerezza se solo si convincesse a muoversi verso te e fare un passo. Una persona completamente circondata dal sentimento che non è assolutamente pericoloso come esperienza, per quanto lui la possa vivere ancora così, sulla base delle esperienze già fatte. Se lui potesse parlarti, ti direbbe che quel gran cambiamento a cui mira e che spera perché interiormente lo vuole raggiungere è un qualcosa che ancora non è riuscito a sperimentare perché non riesce a scrollarsi di dosso quel peso. E il peso e il fardello vengono da lontano, dal passato. Dovrebbe avere il coraggio di rinascere, affermando a gran voce i suoi desideri. Lì dove magari tu tutta questa trasformazione l'hai già vissuta, e sicuramente come lievito che può innescare questo cambiamento improvviso, ecco che il tuo pensiero diventa fondamentale perché riesci davvero a raggiungerlo e a penetrare il suo animo. Tu lasci dei semi nel cuore di questo uomo che sente avere questi semi dentro di sé. Lui ti direbbe che in realtà desidera fare chiarezza, vorrebbe quella centratura, quella serenità, vorrebbe quella capacità di poter progettare quello che abbiamo detto nell'oggi non vede come futuro. Radicato totalmente nel qui e ora, come quest'albero che non andando né avanti né indietro non pensa al passato, non ipotizza quello che sarà. Eppure quell'input che tu mandi e che qui sta contagiando entrambi una sorta di aura che vi circonda, alla fine ecco che anche lui la emanerà. Il consiglio che potrebbe venire fuori da queste carte, lì dove lui si tiene a distanza, ma ti chiama ugualmente con il pensiero, pur non ammettendolo, è continua ad inviare quest'amore incondizionato perché tu con la tua fiamma stai accendendo anche lui. E quel fuoco non sarà distruttore, ma trasformatore, lui che sente il peso di qualcosa che non lascia andare. Continuerà a tenerlo tra le braccia fino a quando non lo farà inciampare perché non si può muovere in maniera corretta. Non vede dove mette il piede e l'appeso che inciampa, impatta a terra, si rialza senza il blocco. Adesso vede e ha la nuova visione. Finalmente può puntare nella direzione giusta e potrebbe dirti: io ti penso costantemente e spesso ce l'ho con me perché non vorrei pensarti, in quanto non so come raggiungerti e forse neanche voglio. Tuttavia non riesco a dimenticare e giri nella mia mente come chiodo fisso e come pensiero ricorrente mi sento profondamente connesso anche a livello di sentimento perché la rabbia che si risveglia è quella mia incapacità di ammettere che vorrei essere lì al tuo fianco.
Vorrei averti accanto, vorrei riuscire ad affidarmi, non tanto fidarmi e seguirti. Vorrei che fossi tu quella luce che mi indica il cammino. Ma forse sono troppo giovane, forse sono un'anima che è ancora indietro rispetto al tuo passo, forse sono una persona che deve ancora maturare. E quando accadrà, forse anche io troverò il coraggio di allinearmi con gli eventi e di andare verso quell'obiettivo che ci aspetta. No, vabbè, stavo dicendo verso l'abbondanza, non l'ho detto per scaramanzia. Ecco i frutti condivisi nel punto d'arrivo di un percorso che porta a chiudere il libro, non perché finisce la storia tra voi, ma perché finalmente si comprende il senso di quel perdervi, ritrovarvi, andare e giungere. Complimenti, aspetto riscontro. Un bacio, ciao.